Il cane va lasciato libero di socializzare o accompagnato il più possibile? Il cane deve sviluppare i processi di socializzazione nel periodo che è definito periodo di impregnazione, imprinting, un periodo particolare della sua vita, che va dal 21esimo giorno circa al 130esimo giorno. In questo lasso di tempo il cane deve individuare il suo simile e i partner sociali disponibili, cioè i soggetti della vita con i quali rapportarsi. I proprietari di cani devono essere bravissimi a favorire questi aspetti di crescita e di conoscenza sociale. Si dice che il cane deve fare una socializzazione per generi, conoscere l'uomo, la donna, i bambini piccoli e anche le persone che hanno un colore della pelle magari più scuro e di conseguenza anche i claudicanti, gli zoppi, l'uomo con la barba oppure addirittura le persone in carrozzella. Estenderemo così la capacità sociale di rapportarsi del cane. Inoltre il cane deve essere messo anche in contatto con quelli che noi chiamiamo gli adulti regolatori. Sono degli adulti, dei cani adulti, che sono particolarmente docili, capaci di inibire con i dovuti modi gli eccessi comportamentali e poi di sostenere invece i cani più timidi, più introversi. È un po' come avere a disposizione una brava maestra, un bravo maestro che ci guida verso a delle opportunità educative. Ricordatevi che ci sono anche qualche no educativo, non tutto è concesso né alle persone né ai cani. Queste si chiamano delle inibizioni che sono importanti per sviluppare quelli che noi chiamiamo gli autocontrolli. Non perdetevi mai uno dei miei tutorial. Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bowboys.tv. Potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.